Puma nel 2023 ha lanciato due modelli eccezionali, le Deviate Nitro 2, le Forever Run 1, rappresentano secondo noi delle scarpe che possono essere utilizzate in diverse condizioni. Oggi ho sentito Davide che ci racconta il confronto delle due scarpe. Speriamo ovviamente che nel 2024 saranno lanciate ulteriori scarpe di questa caratura e lascio la parola a Davide che ce lo spiega. Come calzabilità le trovate tutte e due delle ottime scarpe. Starei sempre per tutte e due, sia per le Forever Run che per le Deviate, sullo stesso numero, nel senso che davanti non ho avuto nessun problema e anche dietro lateralmente il piede stava dentro giusto, quindi starei sempre sullo stesso numero. Direi tutte e due un 8-8,5, perché ho trovato veramente il piede bello comodo dentro e non ho avuto nessun problema né di sfregamento né di particolari fastidi con le plastiche e tutto, quindi 8,5 direi che è un buon voto per tutte e due. Come allacciatura, secondo me Puma ha fatto davvero due belle scarpe da quel punto di vista lì, sia per i lacci che sono fini, quindi comunque riesce a fare un bel nodo, e allo stesso tempo comunque anche la linguetta è sottile, ma allo stesso tempo è leggermente più spessa sulla parte, diciamo, più vicina alla caviglia, quindi ti permette di proteggere un po' di più il piede dagli sfregamenti, però allo stesso tempo è anche comunque traspirante perché è bella sottile, quindi anche qua un 8,5 ci sta più che volentieri. Sì. Come comfort e traspirabilità, tutte e due hanno comunque una tomaia molto traspirante, si vede comunque dentro un po' il piede e quella via di mezzo giusta, che d'estate non ti fa sudare tanto e d'inverno comunque non senti proprio il freddo, quindi anche qua un 8 se lo meritano tutte e due. A livello di reattività sono due, diciamo, scarpe per due tipologie diverse, la Deviate più, diciamo, per gli allenamenti spinti in pista, su strada, variazioni, medi, questi lavori qua, quindi sicuramente con l'intersuola in Nitro Elite è una scarpa che spinge molto di più e la senti anche davanti che ti dà quella spinta quasi come una scarpa da gara, e quindi la userei, diciamo, più per i lavori, per gli allenamenti più spinti, mentre la Forever Run con il nitro normale è una scarpa comunque morbida assolutamente e allo stesso tempo reattiva, e la userei, diciamo, per i lenti sia su strada che anche su sterrato, comunque tiene bene e l'ho trovata confortevole, comunque con una mescola che è quel mix giusto tra morbidezza, reattività e durezza, e comunque è una scarpa molto stabile. Direi un 9 per la Deviate e un 7,5 per la Forever Run. Come ammortizzazione, tutte e due, comunque è un'ottima scarpa, ovviamente la Deviate è leggermente più morbida, però è quel morbido reattivo che ci sta di più, quindi anche qua starei sempre sul 9 e sul 7,5. Stabilità, essendo una scarpa, diciamo, un po' più per lavori spinti così, è un po' meno stabile la Deviate, però ci sta, una scarpa da correrci di avampiede per spingere bene, quindi ci sta che sia un po' meno stabile, mentre la Forever Run è una scarpa appunto per pronatori leggeri che comunque ti dà tanto sostegno. Questa conchiglia dietro in plastica dura ti sostiene bene il piede, tutta l'arcata, e non ti fa cedere dentro. Quindi, diciamo, proprio una scarpa per chi magari prona leggermente, ma anche per chi prona abbastanza tanto, ti sostiene bene e ti fa correre dritto con un appoggio bello neutro e stabile. Quindi starei sul 9,5 per la Forever Run, perché è davvero un'ottima scarpa per pronatori, mentre la Deviate come stabilità comunque un 7,5 va più che bene. Come trazione battistrada, tutte e due sono due battistrada davvero grippose, come dico io, e la Deviate un po' più di grip secondo me, o meglio un po' più di tacchettini che se corri di avampiede ti danno quella spinta in più che già il nitro ti dà, e con questo grip spinge ancora davvero, davvero tanto. E non avendo tanta mescola in vista, ma appunto il battistrada nero qua, si consuma meno la parte sotto, quindi volendoci puoi fare qualche chilometro in più rispetto a altre scarpe che hanno tutta la mescola in vista. Mentre per la Forever Run, anche questa scarpa qua comunque
c'ha un bel battistrada con poca suola in vista, forse sì dietro nel mesopiede un po' di intersuola un po' in vista, però comunque ci si fanno tanti chilometri e durano tanto. Conosco alcuni ragazzi che le hanno portate sui 600-700 chilometri e comunque il battistrada non si è consumato più di tanto. Quindi starei, diciamo, su un 8,5 per la Deviate e su un 8 per la Forever Run. A livello di durata, appunto, come ho detto prima, tutte e due sono delle ottime scarpe che si possono fare tanti chilometri, secondo me leggermente di più rispetto alla media di tutte le altre scarpe, perché appunto la mescola del nitro dura davvero tanto e il battistrada bello possente, rinforzato, ti consente di fare tanti chilometri anche su asfalto senza consumarle completamente. L'unica pecca forse nella Forever Run, che tra l'intersuola e la tomaia, dopo un po' di chilometri si aprono un po'. Anche un altro mio amico gli è successo che si crea un po' questo taglio, probabilmente è la plastica che tocca dentro e si consuma un po' di più la tomaia, però boh, quello dipende se solo a me, però siccome è successo anche a sto mio amico, probabilmente è un difetto generale della scarpa e vediamo se poi nei prossimi modelli riescono a risolverlo. E comunque tutte e due starei su un 8,5 abbondante, perché si possono fare davvero tanti chilometri. Come variabilità dei ritmi, sì, comunque la Deviate proprio per lavori spinti, fartlek, variazioni, medi, progressivi, ripetute anche corte, quando magari prepari la stagione estiva ci sta per quei lavori lì. Non la userei tanto sui lenti o sui lunghi, anzi la userei la Forever Run per quello, per lunghi, lenti, progressivi, tutti quei lavori lì, comunque su chilometraggi abbastanza elevati, sia nel bosco che su sterrato che su asfalto, sono tutte e due ottime scarpe. Quindi comunque starei su un 8,5-9 per la Deviate e un 7,5-8 per la Forever Run. La porteresti alla Maratona di Milano? La Deviate sì, la Forever Run no. A livello di prezzi offerte, i prezzi si sono abbassati tanto, quindi sicuramente sono due ottime scarpe che sul mercato si possono trovare a dei prezzi veramente ragionevoli, soprattutto le Deviate si sono abbassate tanto, poi dipende anche un po' dal sito, dalla colorazione, un po' le solite cose. Anche la Forever Run è un'ottima scarpa per pronatori senza spendere diciamo eccessivamente, quindi come prezzo starei sull'8,5-9, perché comunque Puma non mette fuori scarpe a prezzi super elevati come altri magari competitor. Invece quando testerai la Velocity 3? Vedremo, spero al più presto. L'ho già testata qua in giardino da Massi, mi sembra un'ottima scarpa, poi con i tempi che ha fatto in maratona vuol dire che spinge bene quella scarpa lì. Scrivete qua nei commenti quale altra recensione volete vedere, quale altro confronto di quale altra scarpa e di quale altro marchio e niente, scrivete qua sotto tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Dal mio punto di vista, in sintesi, userei le Deviate Nitro 2 nel caso in cui volessi correre davvero velocemente e volessi anche approcciare la maratona, percorrerla sotto le 3 ore senza spendere un capitale, mentre utilizzerei le Forever Run 1 nel caso in cui avessi qualche problema di pronazione e in realtà anche per correre a lungo, perché questa scarpa è davvero eccezionale e vi consente una stabilità senza pari. Voi nel frattempo sei strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao!